aggettivi essenziali nel 2021 per poter tornare a ballare. Ciao, io sono Seferrante e in questo video andremo a parlare proprio di questo. La voglia di tornare a ballare per noi maestri di ballo, o anche se sei un appassionato che vuole tornare ai corsi di ballo o semplicemente non hai mai ballato e vuoi iniziare a fare tutto questo, in quest'anno è uno degli anni un po' più particolari. In questo video ti vado a spiegare proprio come farlo al meglio attraverso i miei consigli. Ma chi sono io per dirti tutto questo? Io sono Seferrante e ho creato baciatafusion.it e insieme a Elena Vella da oltre 10 anni formiamo, informiamo ed educhiamo gli amanti e gli appassionati del mondo del ballo per poter apprendere questo mondo sempre di più, migliorare la propria tecnica o diventare dei professionisti del settore. Ma quest'anno più che mai utilizzare questi aggettivi è qualcosa di essenziale, quindi non perdiamo altro tempo, ma ti ricordo che se ami questo tipo di contenuti metti like a questo video, attiva la campanella così da poter essere sempre avvisato a ogni mio nuovo video settimanale. Partiamo dal primo aggettivo che è pazienza. Esattamente, sia che tu sia un allievo, sia che tu sia un maestro di ballo, quest'anno dobbiamo avere tantissima pazienza perché i numeri sono diversi, ancora il mondo del ballo è quasi sempre additato. Inevitabilmente la difficoltà nel far partire i corsi o nel farli ripartire o nell'imparare a ballare si crea comunque degli scompensi molto difficili, perché ci sono ad esempio i voucher che comunque rimangono dagli anni passati, piuttosto che comunque le strutture sono cambiate le disposizioni dei corsi. Beh, purtroppo dobbiamo avere un po' di pazienza e dobbiamo adattarci a quello che è il nostro mondo, a quello che ci presenta il mondo di oggi. Purtroppo il mondo è cambiato inesorabilmente, in particolare quello che è il nostro mondo. Ad oggi, nella data di oggi, siamo al 24 di settembre, domani è il mio compleanno, e ad oggi le discoteche purtroppo sono ancora chiuse, ma inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel. La gente della politica inizia a parlare di quello che è il mondo delle discoteche, probabilmente ad ottobre ci sarà una parziale riapertura, potremo tornare a vivere quello che è sempre stato il nostro mondo magico, la nostra isola che non c'è, il nostro mondo del ballo, magari con delle restrizioni, però comunque sia ci sarà la possibilità di farlo. Quindi la parola chiave, il primo aggettivo è pazienza. Se il tuo maestro magari si è ritrovato in una situazione molto particolare, perché nessuno avrebbe mai pensato che potesse succedere tutto questo, beh, un po' di pazienza e sii di supporto al tuo maestro. Se invece sei un maestro di ballo e il tuo allievo ti fa una domanda in più, so che magari siamo stressati, molto nervosi, molto sovraccaricati magari di lavoro, dobbiamo pensare a tutto quello che di solito il mese settembrino ci presenta e in più questa volta in maniera diversa dobbiamo anche rispondere a delle domande al quali non siamo abituati a rispondere. Beh, un po' di pazienza, teniamo duro che la luce in fondo al tunnel c'è e ti posso garantire che torneremo a vivere dei nostri sogni. Secondo aggettivo, fiducia. Con le persone con le quali balliamo, con le strutture nelle quali lo facciamo, dobbiamo avere fiducia in quello che ci dicono di fare, in modo che prima o poi riusciamo a rivivere quelli che sono i nostri sogni, le nostre passioni e magari rimodellarle. In questo momento le competizioni, la possibilità di poter fare competizioni è sempre stata attiva, è una modalità diversa di studiare. Se non hai mai provato a fare una gara, prova a riflettere, cavolo, se mi preparassi per una competizione potrei acquisire delle nuove nozioni, potrei acquisire delle nuove caratteristiche interne, potrei apprendere delle nuove teorie del ballo che mi possono portare a far qualcosa di nuovo che magari non avrei mai pensato di fare. Bene, sfruttiamo questo momento anche per creare questo tipo di visione. Quindi, se anche hai più di 40 anni, hai più di 50 anni, le competizioni ci sono e c'è la possibilità per tutti di ballare. O se hai 20 anni e non hai mai ballato, beh, è il momento di iniziare a farlo e di farlo all'interno di competizioni che siano al tuo livello, perché comunque sia di competizioni ce ne sono veramente tante. Noi lo facciamo e mettiamo a disposizione una luce, un faro, un occhio di bue su tutti quelli che sono i ballerini che vogliono brillare il più possibile davanti ad occhi importanti come organizzatori e tanto altro. Per questo all'interno dei nostri eventi cerchiamo di fare sempre gare, competizioni come il New Talent Competition, come il Euro Baciata Master, ma ci sono anche tantissime altre competizioni che sono anche esterne a quelli che sono i nostri eventi con le varie federazioni. C'è la FIDS, c'è il XEN, ci sono Libertas e tantissime altre ancora. Non è un mio interesse personale, ma deve essere anche un tuo interesse personale.
E se anche, anziché essere un allievo, sei un maestro di ballo e non hai mai pensato, come io non ho mai pensato, di preparare tantissimo i miei allievi nelle preparazioni, nelle competizioni, beh, sappi che comunque sia è un nuovo modo per poter crearti un nuovo sbocco lavorativo. Quindi non sottovalutare anche questo elemento, perché è molto molto importante. Aggettivo numero 3, la tenacia. La tenacia, dobbiamo avere il coraggio di continuare a fare, di non demordere, di comprendere quali sono le nuove regole, riadattarci e andare avanti. Comprendere quali sono le nuove regole e andare avanti. So che dopo tanti anni, dopo tanti mesi, dopo tanti giorni, è difficile continuare a fare questo lavoro. Non siamo mai stati abituati a doverci reinventare così tante volte. Quindi, ora, non prendiamo per tutto sbagliato quello che sta accadendo, prendiamo le cose buone, andiamo avanti e con tenacia non molliamo nel credere nei nostri sogni. Quindi, anche se sei un aspirante maestro di ballo, continua a studiare, entra a far parte della task force della baciata, nel nostro Baciata Fusion Academy, in quelli che sono i nostri percorsi, oppure scegli il percorso che preferisci, ma non mollare, perché questo è il momento di tenere duro, perché questo è il momento dove possiamo realizzare ancora di più i nostri sogni. Proprio oggi ho visto che comunque alcuni artisti, i miei amici come William Nura, piuttosto che DJ York e tanti altri, sono partiti per l'Ucraina per un altro congresso. Qualche giorno fa c'era un altro evento in Bulgaria, in Croazia ci sono stati eventi, qui a Bologna ci sono stati degli eventi dedicati prevalentemente alle lezioni che abbiamo organizzato noi, ci sarà lo Euro Baciata Festival alla fine di ottobre, quindi la normalità sta per tornare. Ma tu devi essere il primo a continuare a crederci e a credere nei tuoi sogni. Solo tu puoi farlo. Nessuno crederà in quella che è il tuo show o quelle che sono le tue capacità. Nessuno ti verrà a bussare alla porta di casa per dirti: guarda, vieni, perché questo è il momento di brillare. Se vuoi brillare devi farlo con la tua forza, e questo è il momento di ricominciare ad accendere quella fiamma. Spostiamo la cenere, soffiamo su quelle ceneri roventi che ci sono sotto la cenere che ormai si è spenta, rimettiamo sopra i legnetti e magari qualche foglietto di carta e torniamo a far bruciare quella fiamma viva, così come eravamo abituati fino al 2019. Io ci credo e so che anche tu ci credi. Ora è il momento di tornare a vivere, sorridere, ballare e crederci. Io ti saluto, sono Ste Ferrante, ci vediamo al prossimo video, non dimenticare di lasciarmi un like, di condividere questo video e di attivare la campanella. Io ti saluto e mi raccomando, ricorda sempre, l'unione fa la Baciata Fusion. Ti aspetto sul sito bacitafusion.it. Ciao, Ste Ferrante. Algo se rompió, oh, oh.